Cortona on the Move, palcoscenico della fotografia contemporanea. Fino al 1° di ottobre, la 7ª edizione del Festival Internazionale della Fotografia animerà la splendida cittadina della Valdichiana. Dalle guerre nell'est Europa alla vita quotidiana di due sorelle francesi, dalla condizione della donna negli Stati Uniti ai nomadi della comunità AFAR. È la solita e grande invasione delle immagini che porta Cortona on the Move, un festival di dimensioni immediatamente internazionali, ma che sta crescendo sempre di più. E che soprattutto ci ha insegnato a riscoprire tanti luoghi di Cortona, a riappropriarci di tanti luoghi di Cortona, partendo dalla fortezza che adesso sta andando a gonfie vele al luogo dove vengono fatte le altre mostre. Quest'anno ospitiamo anche, siamo arrivati anche dentro al Museo Archeologico della città di Cortona con la mostra Si Obama. Una qualità altissima, dei messaggi importanti, dei messaggi quanto mai significativi in questo momento storico e quanto la cultura può creare chiaramente lavoro, può creare indotto e quanto la cultura può innalzare il senso civico e la qualità della vita di una comunità. Ma questo per noi lo sentiamo come un dovere, fare quello che possiamo fare per queste iniziative. Noi siamo una banca del territorio, ma in questo territorio portare delle iniziative che poi hanno una risonanza molto maggiore del territorio stesso. E credo che On the Move, la mostra, il festival che parte oggi, sicuramente sarà così. E sabato 15 luglio una personale di Pete Sousa, il fotografo ufficiale del presidente statunitense Barack Obama. Per la prima volta, appunto, portiamo una delle nostre mostre al MAEC. E sarà la mostra dell'ex fotografo ufficiale della Casa Bianca, Pete Sousa, che ha seguito Obama sia quando era senatore, ma soprattutto negli 8 anni di presidenza degli Stati Uniti. Quindi è bello vedere la storia contemporanea incrociarsi con la storia antica del territorio.